maniera voi avete approvato questa delibera legata alla questione del CR8? Ci può spiegare, diciamo, adesso cosa succederà? No, adesso succede che innanzitutto, come ho scritto alla sottosegretaria onorevole Maria Elena Boschi, ci attendiamo che il governo faccia la sua parte, che è quasi totalmente la sua parte, perché il debito del CR8, parliamo del 1981, è un commissariamento governativo e circa il 90% di quel debito è dello Stato. Noi non abbiamo avuto quel segnale che ci aspettavamo e siccome quel tipo di pignoramento per circa 100 milioni ha rischiato di far andare in dissesto il Comune di Napoli e ha rischiato di non far pagare gli stipendi e quindi interrompere i servizi della nostra città, chi ha veramente a cuore le istituzioni del nostro paese, i bisogni dei cittadini e i servizi, si è messo a fare l'acrobate. E con le acrobazie, con un senso di responsabilità che anche il CR8 ha avuto, siamo riusciti da una parte a chiudere il bilancio inserendo nelle nostre poste il CR8 in attesa che lo faccia lo Stato, abbiamo trovato una strada e un percorso in attesa della parte che farà lo Stato. Per ora il CR8 rinuncia al pignoramento, noi ci siamo impegnati a trovare una strada che consenta di pagare il debito, che ovviamente sappiamo perfettamente che in buona parte, anzi quasi nella totale parte, lo debba pagare lo Stato. Ma comunque il Comune di Napoli, siccome lo Stato non arrivava e noi non potevamo far crollare la città, ci siamo presi l'impegno entro il 30 giugno di quest'anno di pagare i primi 20 milioni. Io credo che è una vicenda molto triste, molto amara, perché dal 20 dicembre del 2016 che abbiamo i conti bloccati, non è che ci si aspettava che lo Stato pagasse quel debito, bastava un foglio di carta con cui si scrivesse un percorso da fare insieme, governo, comune e CR8. Questo non è avvenuto, hanno forse sottovalutato la capacità di resistenza della nostra città, ma ancora una volta Napoli resiste, andiamo avanti e quindi se abbiamo sbloccato 70 milioni di euro, e questo è per noi un grandissimo ossigeno democratico, per noi amministrazione e per i nostri concittadini.